Ciao a tutti e benvenuti in questo video di esercizi di statistica. Il primo esercizio che vediamo è sulle frequenze. Nel corso di una giornata sono state misurate le durate delle corse da un capolinea all'altro degli autobus di una certa linea. I valori rilevati, espressi in minuti, sono indicati qui. Determiniamo le frequenze delle durate delle corse, le frequenze cumulate, il numero delle corse con durata minore di 53 minuti e quello delle corse con durata compresa tra 45 e 53 minuti. Dobbiamo costruire una tabella. Ebbene, in questi casi valutare i valori che abbiamo e suddividere in classi questi dati. Vi risparmio tutti i conteggi. Quello che si fa è prendere il valore più basso, che in questo caso è 41, il valore più alto, che è 54, creiamo delle classi di ampiezza pari a 4 minuti e le indichiamo qui in questa colonna, da 41 a 45, da 45 a 49, da 49 a 53, da 53 a 57, sappiamo già che il massimo è 54, non è importante questa classe tra virgolette sfori il valore massimo e contiamo le frequenze perciò andiamo a vedere quanti valori sono presenti nella classe 41-45 ho già qua tutti i valori ma vediamo almeno per quanto riguarda un paio di classi come contarli non è difficile vado a contare quelli tra 41 e 45 45 escluso pertanto io scorro qui la mia serie di valori, quando trovo un valore opportuno lo segno, ad esempio questo, 1 2 3 4 e 5. Ed ecco qui che abbiamo ottenuto come frequenza assoluta il valore di 5. Faccio la stessa cosa per la classe 45-49, ricordando che l'estremo superiore è escluso. Quindi cercherò 45, 46, 47, 48 e sono quindi 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Vi risparmio gli altri conteggi, otteniamo alla fine il valore totale di dati era 40 ed è la somma delle frequenze assolute. Come calcoliamo le frequenze cumulate? Vi ricordo tra l'altro, se non avete visto il video di teoria, di dargli un'occhiata qua su in alto a destra. Il primo dato della frequenza accumulata è uguale alla frequenza assoluta. Dopodiché andiamo a sommare i valori delle frequenze assolute precedenti a quello della riga che stiamo considerando, fino al valore stesso di questa riga, quindi 19 più 5, 24. Qui faremo. Il valore della riga è 14, andremo a sommare quelli precedenti. Per comodità basta sommare la riga precedente con il nuovo valore, somma 38. E poi faremo 38 più 2 che fa 40. Frequenze relative. Questo dato di frequenza assoluta diviso il numero totale di valori ci dà la frequenza relativa, 0,125. Qui sono espresse in percentuale, quindi andrà moltiplicato per 100. Qui faremo 19 diviso 40 per 100, 14 diviso 40 per 100, 2 diviso 40 per 100. E infine qui abbiamo anche le frequenze relative cumulate che si ottengono nello stesso modo con il quale abbiamo ottenuto le frequenze assolute cumulate. Perciò la prima riga corrisponde alla frequenza relativa. Qui faremo 12,5 più 47,5. Qui faremo 60 più 35 e qui faremo 95 più 5. Abbiamo determinato le frequenze e le frequenze cumulate. Ora ci viene richiesto di trovare il numero delle corse con una durata minore di 53 minuti. E questo è immediato utilizzando le frequenze cumulate, perché dobbiamo trovare il numero che otteniamo sommando tutti i valori fino a questa classe, ovvero questo numero qui. 38 rappresenta proprio tutte le corse di durata inferiore a 53 minuti, che corrispondono al 95% delle corse. Il numero delle corse con una durata compresa tra 45 e 53, questo è l'intervallo che stiamo considerando, il numero delle corse con durata compresa tra 45 e 53 è pari a questo 38. A qui dobbiamo togliere quelle corse che non fanno parte di questo intervallo, cioè queste 5, perché queste 5 rappresentano quelle corse che hanno durata tra 41 e 45, noi vogliamo solo questo intervallo, quindi da questo numero togliamo questo numero qui. Il totale è 33. In percentuale possiamo andare a fare il conto facendo il 95% meno il 12,5% il risultato è 82,5%. Ora vediamo questo problema artistico. Un'indagine ha rilevato che il 30% dei 20 dipinti attribuiti in modo univoco, diciamo così, a Leonardo da Vinci si trova in Francia. Il 50% dei rimanenti è conservato in musei italiani. Ci sono più dipinti di Leonardo in Italia o in Francia? Prima cosa da fare, abbiamo un numero assoluto 20 e abbiamo una sua percentuale, quindi facciamo il 30% di 20. Il 30% di 20, dal momento che qui possiamo semplificare, è uguale a 6. Ci sono 6 dipinti in Francia, ne rimangono 14, ci viene detto che il 50% dei rimanenti è in Italia, ma se ne rimangono 14... Il suo 50% è pari a 7. Quindi vuol dire che in Italia ci sono 7 dipinti. Totale fa 13, ce ne sono 7 da qualche altra parte, ma possiamo dire che ci sono più dipinti di Leonardo in Italia. Questa tabella doppia entrata riassume i voti in matematica e i voti in italiano riportati sulle pagelle degli studenti di una classe. Dobbiamo indicare alcune cose. Queste sono le domande, iniziamo. Quanti ragazzi hanno preso 7 in matematica e in italiano? La riga del voto di matematica è questa, quella del 7, la colonna del voto di italiano 7 è questa, andiamo a contare, l'incrocio è questo, nessuno. Quanti ragazzi hanno preso lo stesso voto nelle due materie? Questo dato lo si ottiene andando a sommare i numeri presenti sulla diagonale. Qui abbiamo quelli che hanno preso 4 in italiano e in matematica, ce n'è uno solo. Stessa cosa per chi ha preso 5. Stessa cosa per chi ha preso 6. Nessuno ha preso 7 in entrambe, lo sappiamo, nessuno ha preso 8 in entrambe. Sommiamo 5 più 2, 7. Quanti ragazzi hanno preso meno di 6 in entrambe le materie, quindi quelli insufficienti? Suddividiamo questa tabella, diciamo, in una sottotabella fatta in questo modo. Dobbiamo considerare solo i voti inferiori a 6. Perciò abbiamo una persona ha preso 4 sia in matematica che in italiano, due hanno preso 4 di matematica e 5 di italiano, tre hanno preso 4 di italiano e 5 di matematica e una ha preso entrambi 5 sia in matematica che in italiano. La somma è uguale a 7. Se sommiamo tutti i numeri presenti nella tabella otteniamo il numero totale di studenti. Che si può fare in questo modo sommiamo ogni riga qui abbiamo 4 qui abbiamo 8 qui abbiamo 9 qui 4 e qui 2 la somma ci dà il numero di studenti 12 21 23 27 ragazzi questo video termina qui spero vi sia stato utile io vi ringrazio vi saluto e vi dico alla prossima ciao